siamo alle isole Egadi, dove inizia un nuovo progetto di Live Sicilia TV. Scopriremo il mare, il pescato, la vita legata al mare, ma anche l'archeologia. Il nostro viaggio inizia con l'isola di Mozia, dove il nostro amico Alessandro Cecchi Paone ci farà conoscere meglio il meraviglioso giovane di Mozia. Ed eccoci sull'isola di Mozia, siamo approdati dove c'è la porta nord e soprattutto dove c'è l'inizio della strada punica che univa l'isola con il paese di Pirgi, sulla terraferma vera e propria. Una strada punica che esiste ancora e che è stata percorsa fino a pochi anni fa dai carretti dei contadini finché il sollevamento delle acque non è stato definitivo e l'ha sommersa. Bisogna ricordare che tutte le zone lagunari come questa sono un punto di incontro fondamentale fra terraferma e mare e spesso producono i migliori frutti in assoluto da ogni punto di vista. Ecco perché Mozia è stata ancora più importante quando era probabilmente dentro una laguna molto più protetta e molto più chiusa sia dal punto di vista naturale sia dal punto di vista dei manufatti degli esseri umani, quindi veri e propri muraglioni, dighe, sbarramenti e frangiflutti. Comunque è stata una isola anche per questo essenziale per la presenza cartaginese in Sicilia per almeno 5 secoli, un importantissimo centro commerciale, navale e militare che fece gola ai greci di Siracusa che più volte tentarono, anche riuscendovi, di espugnarla e di conquistarla. In un secondo tempo furono i romani ad approfittare di tutto quello che era stato costruito su Mozia, aggiungendo la loro sapienza di costruttori e il loro gusto di persone che amavano particolarmente la vita in luoghi ameni come questo. Ecco dunque che Mozia è rimasta per molti secoli la custode sconosciuta di grandi tesori fino almeno al 5-600, quando la sua vicinanza con le saline della zona di Trapani e Marsala hanno spinto alcuni personaggi a cominciare a scavare e a cercare e a trovare delle cose, fino all'arrivo del grande Whitaker che conosceremo più tardi. Molto molto spesso il mare e le isole nascondono per secoli delle meraviglie che poi vengono riscoperte. Così è stato qui a Mozia, che per circa 25 secoli ha nascosto e protetto uno dei capolavori dell'arte occidentale. È il ragazzo di Mozia, eccolo qua, è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che amano la bellezza classica. I Fenici nel 300 a.C., scappando all'arrivo dei Greci di Siracusa, la nascosero sotto cumuli di detriti che l'hanno protetta fino a quando, negli ultimi decenni, è stata poi ritrovata dagli archeologi. Vi dicevo, un grande assoluto capolavoro dell'arte di quel periodo, non si sa esattamente chi fosse e perché fosse vestito così, o di una tunica bagnata oppure di una garza leggerissima, ma è diventato appunto famoso nel mondo per l'estrema morbidezza sia dei suoi atteggiamenti sia dell'effetto che è stato impresso sul marmo con un'assoluta maestria. Vi dicevo, non si sapeva chi fosse, probabilmente un giovane magistrato, un giovane ufficiale dell'esercito, sicuramente di una classe superiore, come dimostra la semplice ma assoluta eleganza della sua acconciatura e del suo modo di vestire.
La sala del Museo di Mozia, dove stiamo entrando, è certamente quella più impressionante per noi uomini e donne del nostro tempo. Stiamo infatti entrando nella sala che raccoglie il materiale votivo e comunque rituale del Tofet. Il Tofet era il santuario, il cosiddetto santuario, dove i fenici usavano praticare il sacrificio umano. E la cosa che ancora di più continua a stupirci, a indignarci, a spaventarci, era che il sacrificio umano quasi sempre riguardava i bambini, che venivano immolati al dio Baal Ammon. Come è successo in molti altri casi e in molti altri luoghi, sia in Sicilia che in Italia, anche qui a Mozia è stato uno straniero, in questo caso un inglese, a riscoprire l'isola, il suo patrimonio storico-artistico e a farlo conoscere al mondo. Joseph Whittaker, eccolo qua, che scelse l'isola comprandola per fare degli studi archeologici. Da buon dilettante come Schliemann a Troia e a Micene, sentiva che questo era il posto giusto per fare dei ritrovamenti eccezionali, come in effetti poi fu. Whittaker si fece aiutare da alcuni gentiluomini siciliani, in particolare di tradizione garibaldina, e dopo aver lungamente scavato e vissuto qui a Mozia riuscì nel suo intento. Fece di Mozia uno dei punti di riferimento degli studi punici e classici della Sicilia. Per fare tutto questo utilizzò i soldi di famiglia, ma in particolare i soldi che aveva guadagnato in Sicilia, in particolare a Marsala, nella produzione del vino locale.